Bike Show è offerto da Dob Outlet Brennero. Ciao Danilo! Ciao Alice! Anche tu qui al Designer Outlet Brennero, il centro outlet del Trentino Alto Adige. Certo, non volevo farmi mancare la grande novità del concorso Vinci una settimana di vacanze a vita. Il concorso parte dall'8 maggio al 31 di agosto. Ah sì? E cosa bisogna fare? Basta che ti rechi presso l'outlet, fai i tuoi acquisti, diventi membro della VIP Club Card e puoi vincere una settimana di vacanze a vita. Sembra interessante. Alice, dove vai? Vado ad attivare la mia VIP Club Card, così quando farò i miei acquisti sarò già pronta per vincere una settimana di vacanza a vita. La VIP Club Card è anche online. Per informazioni visitate il sito dob-brenner.com. Quindi vieni anche tu all'Outlet del Brennero e vinci una settimana fantastica di vacanza a vita nello splendido paesaggio del Tirolo. Amici di Bike Show, buonasera e benvenuti a questa nuova tappa del Giro d'Italia. Marco Saligari qui con me. Marco. Ciao Danilo. Ho stravolto l'inizio di questo programma, va bene? Ma va bene, ogni tanto veniva quasi stravolto anche il Giro d'Italia, puoi stravolgere anche te la tua scaletta. Ecco, questa sera ho qui al mio fianco un ex corridore, un opinionista, si vede che avevo l'agitazione del Giro d'Italia, della telecronaca. Eri teso. No, nuova tappa, 17esima tappa, Giro d'Italia. Da Brunico a Peio Terme, 173 km. Marco, una tappa come quella di oggi? Beh, una bella tappa, una tappa che si prevedeva una lunga fuga, così è stato. Peccato che non è venuta la sesta vittoria italiana, ha vinto Monnier, un francese, ma che meritatamente si è aggiudicato questa tappa. Abbastanza insidiosa per alcuni aspetti, abbiamo visto anche i leader in testa, soprattutto nell'ultima ascesa a Peio Terme. Però, insomma, è stato come sempre, ci sta riservando questo Giro d'Italia delle tappe magnifiche. Tu sei in telecronaca tutti i giorni con Andrea Berton, salutiamo anche Andrea, e segui la tappa giorno per giorno. Sono stanchi i corridori? Come li vedi tu, gli uomini di classifica? Gli uomini di classifica stanchissimi, ma non solo. Abbiamo visto arrivare i 19 fuggitivi, tutti praticamente ad uno alla volta. Sembrava di assistere più che all'arrivo duro ma non proibitivo di Peio Terme, davvero allo stelvio, e questo denota tantissima stanchezza. Quindi un Giro d'Italia veramente molto duro, un Giro d'Italia che comunque serva sorprese in questo finale, perché il duro arriva adesso. Sì, tantissimi mi hanno chiesto in questi giorni chi vince il Giro d'Italia e sinceramente io oggi, vi stupirà questa mia risposta, ma non lo so, perché ne vedremo ancora delle belle. Perché è difficile avere una certezza sul corridore. Con la partenza in Olanda con 3.000 problemi siamo arrivati a quest'ultima settimana, tantissimo freddo in questo Giro d'Italia, anche se adesso il tempo si è sistemato, ma qualche corridore potrebbe pagare duramente tutti questi fattori. Bene, andiamo a vedere allora la classifica di oggi, l'ordine d'arrivo. Primo il francese Monnier della Cofidis, secondo Ondo, Marco. Un velocista in una tappa di salita, peccato, aveva in fuga il suo compagno di squadra Marzano, però per tatticismi forse un po' errati. Forse non pensavano che Monnier andasse più forte di Ondo. È un peccato non conoscere tutti i corridori, io lo conoscevo e infatti dei tre ho subito segnalato lui come più insidioso. Bene, terzo Krusik, quarto Moreno, quinto Cummins, giusto? E sesto l'italiano Stortoni. Stortoni che è sempre in evidenza, sempre... Sì, Stortoni che sta facendo un discreto Giro d'Italia, aveva anche lui oggi una grande chance, ricordiamolo, secondo dietro Sorensen, proprio nell'arrivo in salita del Terminillo. Quindi nelle tappe, diciamo, quelle non durissime, ma dove c'è salita, lui si mette in evidenza con... Lui entra nelle fughe della mattinata, quelle che vanno a buon fine, e poi rischia di giocarsi la tappa. Nel finale abbiamo visto gli uomini di classifica, abbiamo visto la trainata, poi finale di Scarponi, che ha provato comunque a tastare il polso ai suoi
avversari. Come l'hai vista questa? Bene, il finale della tappa per il leader è stato più che altro un forcing della Liquigas, con l'ultima accelerazione da parte di Vincenzo Nibali, che aveva la sua ruota basso, ma più che un attacco vero e proprio hanno tastato un po' il terreno i Liquigas per vedere di mettere magari in difficoltà qualcuno. Non ci sono riusciti, però insomma tutte le occasioni la Liquigas adesso le sta prendendo per provarci. 2 minuti e 23, giusto, in classifica. Arroyo, è difficile toglierli o il Mortirolo, il Gavia possono fare veramente anche molto di più di differenza? Non devono sottovalutarlo, però ricordiamo che Arroyo in 3 vere tappe di salita ha delapidato praticamente tutto il vantaggio che aveva acquisito nel giorno dell'Aquila. Tu hai corso sul Mortirolo, sul Gavia, quindi le hai provate. Secondo te è più dura e più pericolosa la tappa di venerdì o di sabato? Senza ombra di dubbio venerdì, anche se poi sabato chiaramente i corridori avranno nelle gambe venerdì, ma venerdì con il Mortirolo credo che sia la tappa più difficile. Può fare più la differenza quello? Farà una grossa differenza secondo me. Bene, poi degli uomini di classifica, chi è l'uomo che non pensavi di vedere nelle prime posizioni, che ti ha sorpreso? Richie Port, che ancora oggi con i denti, ma è lì nei quartieri alti della classifica generale. Pensavo che fosse un buon corridore, ma non a questi livelli. Quindi anche se dovesse comunque avere dei cedimenti, dovrebbe piazzarsi bene nella classifica finale, è un bel risultato. I francesi direbbero chapeau. Chapeau a Richie Port. Così giovane mettere la maglia rosa è veramente una cosa bella. Nibali, quante possibilità gli dai a Nibali di vincere questo Giro d'Italia? Nibali non viene più tirato in ballo dagli addetti ai lavori, ma secondo me, ti dirò un'altra cosa che non so se ti sorprenderà, ma si può ancora giocare la vittoria di questo Giro d'Italia. Poi abbiamo le nostre notizie, è ritornato alla vittoria Philippe Gilbert, che ha vinto la prima tappa del Giro del Belgio, quindi Philippe Gilbert si è preso la, diciamo, un po' la vacanza, rientra dalla botta vincente del Giro del Belgio. Ma lui che sta preparando veramente il proseguo della stagione alla grande, ricordiamo Philippe Gilbert vincitore alla grande dell'ultima Amstel Gold Race. Quindi punterà a vincere qualche tappa al Tour de France. Eh sì, il suo grosso obiettivo, non lo nasconde, parla anche di campionato del mondo, anche se secondo me è troppo facile per le sue caratteristiche, ma il mondiale non si sa mai. Questo è un mondiale più per velocisti? Esatto, più facile tra virgolette, perché ci sono poi dei giudizi contrastanti anche sul percorso del mondiale. Bene, poi un'altra notizia invece è la vittoria di Ruben Perez dell'Euskaltel, che ha vinto la prima tappa della Bayer Rundfahrt in Germania, quindi uno spagnolo, probabilmente anche lì tappe probabilmente dura, perché vediamo che ci sono tante gare comunque in contemporanea. Come è cambiato il ciclismo? Sì, è cambiato il ciclismo anche perché le squadre di Pro Tour con 30 corridori hanno necessità di farli correre tutti e proprio per questa ragione spaziano a destra e a sinistra cercando le corse che tengano allenati anche i corridori. Poi un'altra notizia invece non bella è per Domenico Pozzovivo, che si è ritirato a Porto Recanati al Giro d'Italia perché ha una frattura iliaca e quindi un problema che probabilmente sarà per questa stagione un po' difficile il recupero. Eh sì, è una frattura seria, si può recuperare, ma credo che per quest'anno sia compromessa la stagione. Poi un'ultima notizia invece è su Menchoff, il vincitore del Giro d'Italia del 2009, che al Giro del Belgio dopo 40 km si ritira. Un Menchoff che non trova condizione. Quest'anno stenta a trovare condizione Menchoff, a mio giudizio avrebbe fatto bene a correre il Giro d'Italia, magari senza obiettivi di classifica generale, ma avrebbe trovato forse un miglior colpo di pedale e perché no, magari anche il successo di tappa che gli avrebbe sollevato il morale. Bene, noi abbiamo finito anche con le notizie, ti ringraziamo di essere venuto qui ospite da noi questa sera. Grazie a voi. Ti seguiamo sempre su Gazzetta.it, ricordiamo nelle telecronache che sta ottenendo un grande successo, giusto? Sì, sta andando molto bene, siamo tutti contenti. Bene, salutiamo anche il nostro amico Andrea Berton. Noi diamo appuntamento a domani sera, sempre alla stessa ora, sempre su Canale Italia con Bike Show. Ciao a tutti. Take it.